Si svolgerà lunedì prossimo, il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La Regione Lombardia ha organizzato per l'occasione un'iniziativa. Sentiamo dunque di che cosa si tratta dall'assessore alle pari opportunità Paola Bulbarelli. Un appuntamento che dice le donne in testa ma la violenza alle spalle, lunedì prossimo. Sì, direi che il titolo dice tutto, le donne in testa, la violenza dobbiamo assolutamente fare in modo di lasciarcela alle spalle. Ne parliamo il 25, cioè lunedì, perché il 25 di novembre dal 1999 è la giornata dedicata alla violenza, cioè contro la violenza contro le donne. È una giornata voluta dall'ONU e perciò anche noi in regione mettiamo l'accento a un momento molto particolare che vede troppe donne violentate, massacrate, purtroppo all'80% tra le quattro mura domestiche, e arriviamo a dati oramai allarmantissimi di 3 donne uccise ogni 3 giorni. Perciò Regione Lombardia vuole esserci in un momento del genere. Cominciamo il mattino del 25 con la nomina delle 24 componenti del tavolo permanente voluto e scritto nella nostra legge appunto dedicata alla violenza contro le donne. Al pomeriggio invece un evento che sarà condotto da Simona Ventura, vedrà come protagonisti del talk show tanti rappresentanti di tanti mondi diversi, dalla cultura, alla magistratura, avvocatura, donne anche di spettacolo che verranno a dirci la loro, perché ecco, per esempio, sono tanti uomini e donne del cinema, della musica, della televisione che comunque prestano i loro volti per essere testimonial, per dire no alla violenza. Sarà un momento particolare, ovviamente ospite d'onore il nostro presidente, che comunque si è sempre speso tantissimo sul tema della violenza, sia da ministro del welfare che da ministro degli interni. Sarà un momento di condivisione importante, tenendo anche conto del fatto che Regione Lombardia è la seconda regione in Italia come chiamate al 1522, il numero nazionale, vuol dire che le donne lombarde hanno bisogno di essere ascoltate, hanno bisogno di aiuto, facciamo il possibile per darlo.